Partiamo, andiamo a vincere. Orgogliosi di ciò che abbiamo fatto, ma anche consapevoli che il meglio deve ancora venire. Avanti Pesaro, forza e grazie a tutti voi. Con queste parole il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha concluso il comizio elettorale al Future Day, una giornata di confronto e dibattiti con 32 tavoli tematici a Palazzo Gradari, in Municipio, Piazzetta Mosca e nella Chiesa dell'Annunziata. Tre invece i talk pomeridiani con ospiti d'eccezione come Tiziana Primori, amministratrice delegata di FICO, il campione della pallacanestro Ario Costa, presidente della VL Pesaro e il baritono Nicola Alai. Siamo orgogliosi del lavoro fatto sino ad oggi, ha detto Ricci, che prima di annunciare i progetti per la città ha rivendicato i risultati ottenuti nei 5 anni di amministrazione. Abbiamo quadruplicato il programma del 2014, ha precisato, ed oggi Pesaro è una città nazionale più conosciuta di prima. Grazie a questo salto di qualità siamo riusciti ad intercettare 200 milioni di euro da Europa, Stato e Regione. È arrivato il riconoscimento UNESCO di Città della Musica e la legge sul 150 di Rossini, che ha messo in moto centinaia di iniziative. Il nostro slogan da un bel po' è diventato un gran bel po', proprio perché in questi anni abbiamo fatto tanto, ma meglio deve ancora venire e quindi abbiamo bisogno di impegnarci ancora tanto. Ha presentato anche 3 verbi sui quali puntare la prossima campagna elettorale. Sì, 3 belle parole, basta parole d'odio, vogliamo 3 belle parole, abbracciare, respirare, accelerare, che spiegheranno come vogliamo amare sempre di più la città e soprattutto proteggere i più deboli ma senza escludere nessuno, come vogliamo far respirare la città dal punto di vista ambientale, della rigenerazione urbana, e al tempo stesso come vogliamo accelerare i lavori, tanti cantieri, perché abbiamo bisogno di sviluppo, abbiamo bisogno di completare il quadro straordinario di investimenti che abbiamo attratto. Pesaro oggi è più bella, proseguito nel discorso tradotto anche nella lingua dei segni, è più giusta, più vivace e verde. Proseguiremo i progetti con Fano per lavorare sull'ospedale unico e sull'idea dell'arretramento della ferrovia e continueremo di investire sul welfare, sull'edilizia scolastica, opere pubbliche, sport e cultura. Per questo abbiamo deciso di candidarci a Città Europea della Cultura nel 2033, ci auguriamo insieme a Urbino, perché la cultura è il traino del nostro turismo. E sappiamo che con Rossini, con la musica, la ceramica, la Pesaro storica possiamo davvero diventare una delle città italiane più in grado di attrarre i nuovi turisti. Vogliamo una città giardino, ha concluso poi il primo cittadino, che continuerà la battaglia culturale contro la maleducazione della gente, ha detto, perché ognuno ha il diritto di vivere in una città pulita ma ha il dovere di non sporcarla. Se i pesaresi continueranno a darci una mano, continueremo ulteriormente a migliorare la nostra città.